Saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria, in compagnia del sottoscritto e di Padre Livio, per proseguire le nostre conversazioni sul tema da Fatima Mejugoria che ritrovate nell'omonimo testo, edito da PM disponibile in tutte le librerie. Abbiamo visto la volta scorsa, cari amici, le apparizioni del 13 di giugno, del 13 luglio e del 19 di agosto, dove in un crescendo di intensità la Madonna... Specifica quella che è la missione affidata a Lucia e ai pastorelli e in realtà anche a noi i giorni nostri, cioè di sacrificarsi per riparare le al cuore immacolato di Maria e pregare per i peccatori, perché diceva nell'apparizione del 19 agosto la Madonna: Molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi e preghi per loro. Vediamo adesso l'apparizione di settembre, è la quinta apparizione alla cova d'Airia. Si raduna una grandissima folla proveniente da ogni parte e il 13 di settembre, sono quasi le ore 12, improvvisamente il sole inizia a velarsi e un globo di luce giunge da oriente a occidente. Maria incomincia a parlare ai veggenti e dice continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna addolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambin Gesù per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda, portatela soltanto di giorno. Ecco Padre Livio, in questa apparizione quindi la Madonna chiede la perseveranza nella preghiera per fermare la guerra come in fondo anche a Meggiugori fin dai primi tempi quando diceva il 21 luglio 1982 Cari figli vi invito a pregare e a digiunare per la pace nel mondo. Voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno si possono allontanare anche le guerre e persino sospendere le leggi naturali. E lo ribadisce poi questa importanza della preghiera contro la guerra in occasione della guerra che infuria tra il 91 e il 95 e causerà oltre 400.000 morti. Il 2 dicembre del 91, la Madonna Meggiugorie dice: Figli miei, come mi sarebbe facile fermare la guerra se trovassi tante persone disposte a pregare e a digiunare come state facendo voi adesso? E poi, verso la fine del conflitto, 25 febbraio 94, cari figli, vi ringrazio per le vostre preghiere. Voi tutti mi avete aiutato affinché questa guerra finisca il più presto possibile. Ecco quindi anche questo è tema della preghiera contro la guerra: un forte indizio di continuità da Fatima Meggiugorie. Sì, io vorrei dire intanto che eh, la Madonna Fatima passa come la Madonna del Rosario, no? La Megidore la riceve della pace, però il rosario, il rosario di cui parla la Madonna è il rosario per la pace. e Questo mai dimenticarlo, insomma. Poi i bambini ha chiesto di dire il rosario tutti i giorni e gli offrire sacrifici perché la guerra terminasse. Quindi di, di fronte al, al drago degli odi della guerra, la Madonna ci ha messo in mano il rosario per legarlo. Questa è la, è la, la, è la real verità, insomma. Però mi ha colpito molto quella frase che tu hai letto dalla Madonna ha detto mezzugorie se ci fossero tante persone che pregano e digiuno come vedo qui a mezzugorie io ho sempre detto che la gente è sempre pronta a criticare mezzugorie perché effettivamente lì c'è una cultura una mentalità un modo di fare che per noi è difficile insomma cioè è tutto un mondo diverso non hanno molte categorie logiche no eh, capito? Quindi è una mentalità particolare. Insomma, però la Madonna si adatta a tutto. E quindi, e allora siamo pronti a criticare, a dire, a fare. Eh, siamo anche molto arrabbiati perché se andiamo in un negozio, se arriva un locale, eh, un chilo di mele te lo fa pagare un euro. Se arriva un pericoloso, lo fa pagare tre euro. No? Cioè, voglio dire, sono fatti così beh, in Italia si paga tre euro. Quindi, siamo molto pronti a criticare e ci arrabbiamo però io dico sempre attenzione che se non c'è stata la terza guerra mondiale dovevo ringraziare questa popolazione perché chi è stato là nel tempo di guerra ha visto quanto digiunava e quanto pregava per la pace e la Madonna gli ha benedetti che non c'è stata neanche una casa distrutta a Meggiugorie un solo soldato è morto in mezzo a tante tragedie e a tante distruzioni quindi dobbiamo dire che c'è stata una fedeltà di quel villaggio per cui la madonna ha potuto, ha potuto impedire un conflitto nucleare che era possibile perché la russia non la slogge dei balcani impunemente allora quest, però nella guerra di bosnia noi abbiamo visto come è vero cioè chi ha seguito la guerra di bosnia per quattro anni e mezzo chi è stato dentro e ha seguito i messaggi si vede come è vero che la preghiera è quella che decide la guerra la madonna il 26 luglio 1991 quindi un mese dopo perché il 26 5 giugno decimo anniversario un festeggiamento enorme il 26 giugno sparano i cannoni da Mostar il messaggio del 26 del 25 luglio quanto durerà questa guerra dipende dalle vostre preghiere a un certo momento la guerra divampava e la madonna ha detto satana vi, si prende il gioco di voi perché ormai tutti erano tutti gli uni contro gli altri eh? e io non posso aiutarvi perché vi siete allontanati dal mio cuore dopo, dopo quattro anni ho detto presto la guerra finirà perché finalmente avete incominciato a pregare questa è per me è stata una lezione per oggi mi permetto di dire se la madonna ha detto se tanti pregassero come voi io potrei Ottenere grazie immense, io dico che, dico che eh, quando ci sono questi conflitti in atto, come c'è oggi la Terza guerra mondiale a pezzi, la Chiesa non abbia paura, come ha fatto Giovanni Paolo II, come ha fatto Benevetto XVI, che ha fatto anche Papa Francesco, la Chiesa non abbia paura a chiedere la, la preghiera a tutti. Alla preghiera almeno ai cristiani o anche a quelli delle altre religioni che Dio guarda al cuore. E il digiuno a tutti, anche gli atei, no? per la pace. Si faccia protagonista sempre la Chiesa. Perché più siamo, più otteniamo detto la Madonna. Quando Papa Francesco chiese quella veglia di digiuno per la pace in Siria pochi mesi dalle lezione al Pontificato, la cosa impressionante fu vedere come non soltanto i cristiani in tutto il mondo risposero a questo appello a conferma di quello che hai, che hai appena detto. Mi colpiscono i messaggi che citavi sulla guerra, perché l'abbiamo visto anche nel segreto di Mejugorie, come la Madonna abbia seguito da vicino le vicende specifiche del popolo balcanico. Perché ha dato una ventina di messaggi su come la guerra si evolveva ma sempre mirando una prospettiva più ampia che esce anche qui a Fatima lo dice suor Lucia quando commenta questi messaggi dicendo la Madonna non parlava soltanto della guerra tra gli uomini ma della guerra con ogni uomo. Eh, conduce quotidianamente contro il male per eccellenza che è il demonio. E questa è una prospettiva che permette di non separare mai i due moniti. Prosegue poi proprio Luci al racconto delle, delle apparizioni. Dice alla Madonna: Mi hanno pregato di chiederle molte cose, la guarigione di alcuni malati, di un sordo muto. Questo è un appello ricorrente. E la Madonna dice: Sì, qualcuno lo guarirò, altri no. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano. Poi nota Lucia: durante questo colloquio, a tutti i presenti era stato permesso dalla Madonna di poter vedere una parte di cielo colorarsi di giallo oro e un nembo bianco attornare il leccio, avvolgendo nel suolone anche i veggenti. Tutti poterono assistere al momento della fine della visione all'ascendere del globo luminoso verso il cielo e videro una pioggia infinita di petali bianchi che prima di toccare terra scomparivano. Ecco, mi, mi colpisce la conclusione di questa apparizione di settembre perché. Mi ricorda anche qui un po' come eh, segno di continuità con Meggiugorje quei giorni in cui all'inizio tanti potevano assistere a tanti segni nel cielo. È un modo per preparare a un segno più grande che sarebbe venuto poi nell'ottobre del 17 a Fatima. Sì, sì, cioè, la Madonna vuole la fede, però ha anche i segni di credibilità. Io mi ricordo i primi tempi che conoscevo Meggiugorje, mi dicevano appunto eh, anche gli abitanti del posto, specialmente i ragazzi. Con i, i coetani dei veggenti no? che anche loro spesse volte vedevano i lampi i, i tre lampi con cui la Madonna viene quindi vedevano i lampi cioè, eh, quindi eh, poi insomma hanno avuto, mh, hanno avuto tanti segni di credibilità i i, gli abitanti di Međugorje il più importante quando è stato eh, i due più importanti che comunque la gente racconta con commozione ancora adesso sono stati quando sul Krishchevaz invece della, della croce c'era la Madonna e tutti la vedevano, ma per, per tanto tempo, per una ventina di minuti, forse anche più. E, 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 e appariva la Madonna e scompariva la croce. Appariva la croce e scompariva la Madonna, e così più volte. Questo era nei primi tempi delle apparizioni, come quando nel cielo è stata scritta in carattere di oro la parola mir. Per almeno 20 minuti è rimasta, che vuol dire pace. Quindi la Madonna non disegna i segni. Ma la cosa. Strana è che i segni li dà quando la gente crede e non li dà quando la gente non crede. Come quando ha detto, siccome va preso, va messo in prigione, il miracolo sarà meno grande di quello che avevo prospettato. Quindi voglio dire che la Madonna sa benissimo che quando c'è il pregiudizio e i cuori chiusi, anche se Gesù fa un segno come quello della resurrezione di Lazzaro, il cuore chiuso non vede niente. Invece chi ha il cuore disponibile e gli occhi aperti vede la bellezza, la grandezza e apprezza i segni che dà la Madonna. Questa è una premessa importante avvicinandoci all'ultima apparizione, quella del 13 ottobre 1917, i segni non sostituiscono la fede, ma la confermano. Ed è dunque il 13 ottobre arriviamo alla Cova è l'ultimo appuntamento che la Madonna ha indicato ai tre veggenti, tutti attendono con ansia di poter vedere il miracolo che Lucia aveva... È insomma, diffuso come conoscenza presso la gente del posto. Nella mattinata si raccoglie una folla enorme che proviene dai paesi circostanti, ma ricordano le cronache anche da Lisbona, da Oporto e da Coimbra. Ci sono anche inviati speciali della stampa nazionale e internazionale. Si parla di circa 70.000 persone, che è una cifra immensa. È vero che il Portogallo non partecipava al conflitto, ma la Prima Guerra Mondiale era ancora in corso. Comincia la recita del rosario, mentre scende una pioggia incessante. A mezzogiorno in punto, Luci annuncia di aver scorto il lampo che precede l'arrivo della Madonna, e quindi grida Eccola, e le chiede Che cosa vuole da me? La Madonna risponde Voglio dirti che facciano qui una cappella in mio onore che sono la Madonna del Rosario, che continuino a dire sempre il Rosario tutti i giorni, la guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Ecco quindi Padre Livio, in questa prima parte la Madonna mantiene le sue promesse, dice chi è, è la Madonna del Rosario e che cosa vuole, che co si costruisca una cappellina e che si preghi continuamente il Rosario. Sì, Rosario per la pace. Perché questa è l'arma che la Madonna ha messo in mano a tutti. Non tutti possono partecipare alla messa, diciamo così, eh, per tutti i giorni, per tutti possono diventare a tutti i giorni. E. e, e, e dunque, un'altra domanda, quale era, scusa? No, abbiamo questa sorta di continuità da Fatima Meggiugorie con il tema della preghiera per la pace, però la Madonna anche ha anche detto chi è, oltre a chiedere che cosa vuole. La Madonna del Rosario, no? La scelta del titolo la svela soltanto alla fine. Sì, anche la, anche la, la Madonna, anche la regina della pace, l'ha detto pochi giorni dopo. Quindi praticamente all'inizio la Madonna ha dato a me il suo nome canonico. Io sono la Beata Vergine Maria. Questa è una cosa bellissima, una cosa fa fantastica, cioè eh, ha, dato, ha detto di se stessa quello che dice la Chiesa. Capito? Sono la Beata Vergine Maria. Poi ha detto che lì è venuta come regina della pace, a Fatima è venuta come regina del Santo Rosario, ma c'è proprio una congiunzione fra il tema della pace e il tema del Santo Rosario, cioè la pace la si ottiene con la preghiera del Santo Rosario, la preghiera, è la preghiera che... È la preghiera che ha visto stranamente, non stranamente, la Madonna e i papi di quest'ultimo secolo insieme concordemente impegnati nella sua diffusione. È impressionante, cioè, noi abbiamo visto in, ultimo, in questi ultimi cent'anni: abbiamo visto l'Immacolata, no? l'Immacolata e i papi che, hanno, che hanno definito il Doma uniti insieme e uniti insieme nella diffusione del Santo Rosario e uniti insieme alla diffusione ancora cuore immacolato di Maria questa è, un, è, una, è una come si dice, è una strategia mariana che la Madonna ha portato avanti cioè ha coinvolto la Chiesa in questa grande battaglia contro il drago dell'odio e della guerra no? e, e, e sappiamo che e a, a Međugorje la Madonna ha il rosario intero insomma e allora c'erano soltanto i tre, i tre diciamo così le tre, le tre corone poi ho aggiunto la quarta con Giovanni Paolo II ma la Madonna lo chiederebbe tutti i giorni e comunque la, 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 diciamo così per quanto sia importante il rosario in famiglia che a Međugorje la Madonna chiede però la parrocchia ha organizzato la preghiera della sera, la messa, con due rosari in preparazione e un rosario di ringraziamento, saranno tre rosari, per dire come, eh, come eh, il Dio ha messo in mano alla, alla, alla Madonna, diciamo così, cioè, perché dovevo, dovevo tenere presente una cosa, se no a mio parere si, la cosa perde un po' di, di, di grandiosità. Cioè, quando la Madonna dice queste sono le mie ultime apparizioni, vuol dire che questa è la battaglia conclusiva con cui la regina vincerà il drago. No, poi, la Madonna, poi non ci saranno più battaglie fra la Madonna e il drago come questa. Questa è la battaglia, questa è la vittoria. Per la vittoria la Madonna ha messo in mano a noi la corona del rosario, oltre che i sacrifici, le rinunce, diciamo il digiuno. Il digiuno dal male dal peccato, il digiuno dal mondo, però questa è l'ultima battaglia da farsi amici è in progressione la battaglia finale. Quando ci sarà la, lo scatenamento finale del male, non verrà la Madonna in Cristo suoi lubi del cielo. Ecco perché la Madonna dice: Non verrò più. Quindi, questa è, è la battaglia più, più grande dei tempi della storia cristiana. Cioè, non c'è mai stata una, una situazione del genere nella lotta fra la donna e il drago nella storia cristiana come quella di oggi in palio ci sono innumerevoli anime e il futuro del mondo questa battaglia Gesù Cristo l'ha affidata a sua madre e la Madonna è qui per vincere questa battaglia con noi dopo ci sarà il tempo della pace e della prosperità nel mondo ma la, la ribellione finale vedrà Cristo che pone fine al suo piano di salvezza apparendo un lumi del cielo. È sempre utile richiamare questa tempistica della storia della salvezza che abbia ricordato in tanti libri, soprattutto nel segreto di Miugugori, perché ci permette di collocare Fatima in questo mosaico di tessere che si legano le une con le altre. Proseguendo nel racconto dell'apparizione, Lucia ricorda che di, di aver detto alla Madonna avrei molte cose da chiederle, se cura dei malati, se converte alcuni peccatori. La Madonna risponde, alcuni sì, altri no, devono cambiare, chiedano perdono dei loro peccati, non offendano più Dio nostro Signore che è già tanto offeso. La Vergine a questo punto apre le mani e mentre si elevava il riflesso della stessa luce continuava a riflettersi nel sole. Mossa da un'ispirazione interiore, <coughs> Lucia gridò a tutti di guardare verso il sole. Sparita la Madonna dell'immensità del cielo, i veggenti vedono accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna vestita di bianco col manto azzurro. San Giuseppe e il bambino sembravano benedire il mondo con gesti in forma di croce che facevano con la mano. Alcuni istanti dopo un'altra visione, il Signore e la Madonna, che a Lucia pareva essere la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo nello stesso modo. Di San Giuseppe. Infine una terza visione, la Madonna con l'aspetto simile alla Madonna del Carmine. Ecco, prima del segno del sole, tre visioni. Qual è il senso di queste grandi immagini presentate ai veggenti? Dunque, mentre la gente vedeva il Miracolo del Sole, i veggenti vedevano un'altra cosa. Quindi, non ha visto il Miracolo del Sole, i veggenti. Ha visto la cosa più grande, più bella, più straordinaria, che a me colpisce moltissimo. Cioè che nonostante che questo mondo sia, diciamo così, il mondo dell'ingratitudine, del male e del peccato, però ci sono anche le forze del bene. E comunque sia, questo mondo è stato salvato. Questo mondo è stato creato da Dio, l'uomo è il vertice della creazione divina, questo mondo è stato salvato dalla croce di Cristo, questo mondo è benedetto. Cioè Dio non maledice questo mondo. Dio lo benedisce. Questo per me è eh, all'inizio di questo grande attacco di Satana alla stessa sopravvivenza umana. C'è questa benedizione e, che mi sembra, alla fin fine, mi sembra che e eh, la Madonna voglia dire già allora, attenzione: nonostante tutto quello che è, è successo con l'ultima guerra, nonostante quello che succederà e sappiamo cosa stava per succedere: il nazismo, il comunismo, l'ideologia del male, il nuovo totalitarismo. Questo mondo è sotto la divina protezione: alla fine il bene vincerà. È quello che la Madonna ci ricorda attraverso i messaggi di Miriana, soprattutto, ma anche di Maria, quando dice la Chiesa è indistruttibile: l'amore vincerà. Il male non vincerebbe che siete qui voi figli miei, che vi sacrificate, che pregate. Quindi c'è nel messaggio di Fatima una forte spinta di, 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 di fiducia, che poi è il trionfo del cuore immacolato: che si è in parte già realizzato perché alle nostre spalle abbiamo già, per esempio, la conversione della Russia, per dirne una, no? E che in parte si realizzerà: che sta davanti a noi. Però in tutto questo, eh, noi dobbiamo, dobbiamo non guardare. Cioè, la, la, la profezia, le profezie della Madonna, sai perché sono diverse da tutte le profezie che circolano in giro? Perché le profezie che circolano nei, nei vari veggenti e nei vari messaggi, no? eh, per cui vediamo chi ci azzecca di più, chi ci azzecca, vediamo, sono tutte le cose dove uno pro, pro, profetizza e gli altri stanno a vedere se accade. Capito? No, le profezie della Madonna sono profezie che indicano un obiettivo da raggiungere e noi lo raggiungiamo con i sacrifici. Noi lo raggiungiamo con diciamo così la preghiera. Per cui se non preghiamo e non ci sacrifichiamo e non aiutiamo la Madonna, non si raggiungono quegli obiettivi, non si realizzano le profezie. Per esempio, la Madonna ci voleva, ha profetizzato la seconda guerra mondiale. E ce ne voleva preservare, ci ha chiesto quello che ci ha chiesto, non l'abbiamo dato, ci ha chiesto di convertirci, di consegnare la Russia il suo cuore immacolato, non l'abbiamo fatto come lei desiderava, non si è realizzata la profezia. Quindi è questa la bellezza del piano da, da Fatima a Meggiugorie, cioè la Madonna indica la vittoria ma noi la conseguiamo con la nostra risposta. Ecco perché alla fin fine ragione visca quando dice sì, i dieci segreti si realizzeranno, come ha detto anche la Madonna, come ripete Miriana, c'è la data, si realizzeranno, ma il modo con cui si realizzano, quanta sarà la sofferenza, quali sono le anime che si salvano, dipende dalla nostra risposta. Nell'ottica di questo appello alla nostra libertà, mi chiedo se la visione di Giuseppe con il bambino e la Madonna, questa visione della sacra famiglia, non fosse un appello anticipato, una profezia sulla famiglia che mai come oggi è sotto attacco da parte del male. Cioè, noi adesso noi parliamo, guarda, noi parliamo di una guerra che gli uomini si fanno fra di loro, però la Madonna, a amici, ci ha spiegato bene che. Eh, che la guerra peggiore è quella che noi facciamo a Dio, cioè gli uomini sono in guerra contro Dio, questo è il fatto, perché sono in guerra contro Dio? Perché, perché vogliono prendere il suo posto, vogliono, vogliono mettere se stessi al posto di Dio, quindi fanno le leggi contro Dio, le leggi contro i comandamenti, vogliono comandare loro al posto di Dio, anzi dicono che Dio non c'è, capito, che l'uomo è Dio, questo è il nuovo totalitarismo, Questa è, diciamo così, eh, eh, è il pensiero unico come lo chiama Papa Francesco questa è la guerra dell'umanità contro Dio Papa Francesco ho dare delle frasi che poi bisogna decifrare però lui è uno che ha letto il romanzo di Robert Benson, il padrone del mondo a un certo momento io ho letto una frase di Papa Francesco non so se a Santa Marta o dove ho detto si sta ripetendo il peccato delle origini cioè, qual è il peccato delle origini? è quello in cui e La prima copia ascoltò il simbolo del serpente che diceva sarete come Dio. E la Madonna, e questa è la guerra che gli uomini fanno contro Dio, fa sì che poi gli uomini si facciano la guerra fra di loro. Capito? E allora soltanto con la conversione, facendo la pace con Dio, che gli uomini avranno la pace fra di loro. Questa è, a mio parere, cioè se non si capisce questo, non si capisce niente. Non ci sarà mai la pace se l'uomo non fa la pace con Dio. Per cui la Madonna ha detto, se accoglierete il re della pace, questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace. Avviandoci la conclusione, vediamo quello che è il segno per eccellenza promesso dalla Madonna per quel 13 ottobre 1917, cioè il miracolo del sole. Ricorda Lucia che «tutti i presenti videro la pioggia cessare di colpo, le nubi aprirsi, il disco solare affacciarsi come una luna d'argento e girare vertiginosamente su se stesso, simile a una ruota di fuoco, proiettando in ogni direzione fasci di luce d'ogni colore che accendevano le nubi del cielo e ogni cosa sulla terra e si riverberavano sull'immensa folla abbagliandola». Un momento di pausa, poi di nuovo una danza di luce come una girandola smagliante ricchissima, ancora una sosta e poi per una terza volta un fuoco più colorato e più sfolgorante che mai. La moltitudine di gente ha l'impressione in alcuni momenti che il sole si stacchi dal firmamento e precipiti per incendiarla, e questo fra un misto di stupore e terrore, fa gridare alla folla miracolo, miracolo. Ecco, in questo segno, che poi prosegue col fatto che nel giro di pochi istanti scomparsa. La pioggia si trovano tutti con gli abiti perfettamente asciutti, c'è un chiaro rimando a quello che il segno promesso dalla Madonna col terzo segreto sulla collina delle apparizioni. Nei primissimi tempi, il 19 luglio 1981 a Megiugorie dice quando sulla collina lascerò il segno che vi ho promesso, molti non crederanno. Verranno sulla collina, si inginocchieranno, ma non crederanno e ora è il tempo di convertirsi e fare penitenza. Insomma, come a Fatima anche a Mesugorie la promessa di un grande segno per convertire forse gli ultimi che ancora faranno resistenza. Sì, certamente. Eh, cioè Fatima, vabbè, cioè, il Dio dà i segni della natura, prima di tutto, ma la Fatima li ha dati, non so, la Fatima è stato questo grande segno del sole. Non bisogna dimenticare che un segno simile è stata la grande Aurora boreale del 1938 come segno dell'inizio della guerra mondiale. Cioè, sono stati dati questi due segni nel firmamento, nelle, nelle cose della natura, insomma. L'aurora boreale è stato un, un fenomeno impressionante all'inizio della seconda guerra mondiale, perché fu allora che la Germania invase i in paesi dell'est europeo, la Cecoslovacchia, mi pare, no? E, e, però, eh, diciamo, i, i segni sono tanti che Dio dà. Cioè, per esempio, eh, davanti al, a Mosè si aprì il Mar Rosso. Sono segni della natura che indicano la capacità di Dio di sospendere le leggi della natura. E poi se noi, legge, se noi leggiamo l'esodo, vediamo che i segni sono tantissimi. Cioè, Dio in questo fa scaturire Mosè, fa scaturire l'acqua dalla roccia, fa cadere la manna dal cielo, fa arrivare gli uccelli perché si lamentavano che non c'era la carne. Cioè, Dio fa i segni più svariati, però mai spettacolari nel senso: sono segni che manifestano la sua potenza, la sua, il fatto che Lui è il Signore, come il segno del sole a Fatima. Ma nel medesimo tempo fa, mostra la sua misericordia, il suo amore, viene incontro conto alla nostra incredulità, aiuta la nostra fede, viene in conto anche ai nostri bisogni. Quindi è vero quello che ha detto la Madonna che eh, con la preghiera si possono sospendere anche le leggi della natura, no? Però a questo punto però io direi che sul segno che viene dato a Mezzugori eh, non facciamo speculazioni, cioè nessuno sa, nessuno può immaginare, è visibile, indistruttibile che viene dal Signore, eh, che bisogna andare a Mezzugori a vederlo, dice <ride> eh, ma che però a mio parere è un segno universale, non solo. Tu immagina la società globale dei mass media? No? E immagina tutti i commenti. Immagina. Beh, se c'erano gli inviati internazionali a Fatima nel 2017 penso che anche a Mejuar, col terzo segreto, ci sarà la stampa di tutto il mondo. Esatto, non so quanti si convertiranno. Ma attenzione: il segno rimarrà per tutto il tempo dei 10 segreti ed è indistruttibile. Quindi non c'è nessun governo che potrà dire: togliete il segno, capito? Rimarrà, perché rimarrà per tutto il tempo dei dieci segreti perché nessuno si disperi difatti la madonna ha fatto anche un altro segno che lei sarà presente con le sue apparizioni quotidiane a meno uno dei veggenti per tutto il tempo dei dieci segreti sarà un segno che ci conferma che ci conforta e quello è stato anche comunque è un consegno di credibilità per chi non ha il cuore chiuso perché eh, se tu eh, leggi la cronaca di un ateo che era lì a Fatima, che è l'unica cronaca che ci rimane, però è una cronaca giornalistica bellissima, lui fu altamente impressionato da questo signore perché non aveva, non aveva pregiudizi. Ma a mezzogiorie, io dico, non si, non si convertiranno quelli che avendo saputo prima hanno tenuto il cuore chiuso. Hanno trovato pretesti per rimandare la conversione. Hanno detto, ma aspettiamo che la Chiesa dica, no, come se la Chiesa proibisse di convertirsi, no? Ma quelli che non sanno, non conoscono, tu pensi tutti i musulmani, no? Gli indù, i cinesi, i giapponesi, tutto questo mondo qui, eh, che vede questo segno. E poi quello che avviene dopo. Cioè, attenzione, il segno viene preannunciato tre giorni prima, quindi. Eh, sarà un'attesa poi si realizza poi immagina tutti i segreti tre giorni prima si realizzano e sono eventi che salvano a mio parere lì cadranno tutti i muri i muri dell'incredulità noi vedremo che quelli che sono adesso i non cristiani si convertiranno perché non può esserci il tempo della pace se non si convertiranno re della pace cioè vedranno che la madre di cristo che la madre di Cristo ha salvato il mondo, è colei che ha detto che suo figlio è il figlio di Dio che ha salvato il mondo. E quindi, questo a mio parere, sarà questo tempo il tempo della più grande evangelizzazione che ci sia mai stato. Grazie per queste parole che confermano come la prospettiva in cui collocare questi avvenimenti, a volte così drammatici, così pieni di interrogativi è sempre quella della speranza, nella preghiera. Come ha detto la Madonna, chi prega non ha paura del futuro. Un cordiale saluto a tutti da parte di Diego Manetti e da me Padre Livio.